Meno auto private, più biciclette, maggior utilizzo dei mezzi pubblici e soprattutto attenzione all'ambiente. Questa è la nuova mobilità sostenibile a cui punta la Regione Toscana, un presente futuro che il governo locale disegna attraverso il PRIM, il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, strumento di programmazione per dare concretezza alle politiche locali. Così come ricordato dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli nel corso dell'apertura a Firenze della 2 giorni dedicata alla mobilità, la Regione potenzierà quindi il trasporto pubblico sia su ferro che su gomma e soprattutto investirà sull'ampliamento dei percorsi ciclabili che già ad oggi raggiungono una superficie di 500 km di piste e percorsi cicloturistici. E la nostra priorità è la ciclopista dell'Arno, 30% è già realizzata, una parte è finanziata, tutto il tracciato è sotto progettazione esecutiva per poter essere appaltato nei prossimi anni. Abbiamo inoltre stipulato protocolli con tutti i comuni della costa e le province della costa per la progettazione della ciclopista tirrenica che dalla Liguria arriva al Lazio. Abbiamo messo a disposizione in 3 anni 22 milioni di euro per la realizzazione di queste cicloviste. Ovviamente occorre anche uno scatto, un passo in avanti dal punto di vista culturale e iniziative come quelle che stiamo facendo oggi e in questi 2 giorni vanno in questa direzione. Credo che se noi riusciremo veramente ad avere un trasporto pubblico qualificato nel ferro e nella gomma, con integrazione, con cadenzamenti giusti e in più uno sviluppo dell'utilizzo della bicicletta, andiamo nella direzione giusta. Insomma, l'obiettivo è quello di favorire l'intermodalità dei trasporti, come per l'utilizzo ad esempio di bici e treno, un progetto su cui il governo regionale ha investito circa 125.000 euro, con un bando chiuso lo scorso 30 giugno che ha consentito l'acquisto da parte dei cittadini di 400 biciclette pieghevoli da trasportare in treno. La Regione ha infatti messo a disposizione un voucher del 75% del valore del mezzo a 2 ruote acquistato e che sarà spendibile dai pendolari e dai cittadini in titoli di viaggio. Ceccarelli ha poi posto l'attenzione anche sul nuovo programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro che sarà presto varato a livello nazionale. Azioni di mobilità sostenibile su cui la Toscana vuol scommettere fin da subito. Vorrei anche ricordare la scelta che ha fatto il governo con l'ultima legge di stabilità. È stato messo a disposizione un fondo, uscirà un bando nelle prossime settimane per incentivare l'utilizzo della bicicletta da casa al lavoro. Sulla scia di quello che ha già anticipato il Comune di Massarosa, che appunto ci illustra la propria iniziativa, vale a dire la possibilità di avere un contributo chilometrico per chi si impegna a utilizzare la bicicletta. La Regione vorrà accompagnare i comuni per la partecipazione a questo bando, anche mettendo a disposizione, oltre al suo know-how, un'applicazione che possa consentire poi di fare le verifiche per l'utilizzo corretto della bicicletta per chi dovrà avere contributi. Nell'auditorium di Santa Pollonia, nel corso della 2 giorni infrastruttura e mobilità dal dire al fare, c'è stato modo anche di approfondire le esperienze di altre realtà. Riguardo ai piani di mobilità sostenibile, esperienze che arrivano dall'Europa ma anche dall'Italia, come nel caso di Reggio Emilia, Trento e della stessa Prato, che ha attivato una campagna di ascolto per la realizzazione del nuovo piano comunale per la mobilità urbana, un piano sempre più attento al muoversi sostenibile. Quindi favorire tutti quelli, i mezzi di trasporto sostenibili, quindi il mezzo pubblico, la ciclabilità oppure anche sistemi integrativi, alternativi come il car sharing, il carpooling. Comunque l'obiettivo è quello di dare una offerta di mobilità più vasta possibile in modo che ogni target possa essere accontentato sulla mobilità. Un piano partecipato, quello del Comune di Prato, che sarà operativo dal 2017, che ha visto un importante contributo dei cittadini, che hanno rilevato quindi criticità, ma soprattutto proposto idee e soluzioni per una città che punta a muoversi sempre di più sulle 2 ruote o con i mezzi pubblici. Hanno prodotto anche idee interessanti su quanto riguarda
sia gli aspetti critici dell'attuale organizzazione, sia qualche idea sulla, per esempio, di pedonalizzazione, di utilizzo del mezzo pubblico, oppure della necessità, per esempio, di avere più piste ciclabili. Insomma, si delinea la fotografia di una Toscana che rispetti di più le sue città, i suoi territori e la salute dei propri cittadini. Meno traffico, meno smog e soluzioni per viaggiare in bicicletta in sicurezza. La due giorni a Firenze, l'obiettivo, come ricordato dallo stesso Ceccarelli, è anche di far emergere dal confronto con le altre realtà regionali o europee nuovi modi di muoversi e viaggiare. Niente vieta che possono essere adottate anche dalla Toscana, magari migliorate ed adattate alle esigenze dei suoi territori. La Toscana Green, insomma, non rimane ferma ma si muove: più bici e più treno, più infrastrutture e intermodalità dei trasporti per favorire la mobilità sostenibile. La ricetta di Ceccarelli è questa.